Il popolo della danza invade il piano di zona, Mariano resta immobile. 15 pullman, una carovana di auto, un movimento impressionante di gente come non si era mai visto fino ad ora al palazzetto dello sport di Rione Cardito. Intere famiglie provenienti da tutta la Campania e non solo, spalti gremiti, grande coreografia ed allegria. Uno spettacolo che solo la Fibes, grazie al vigore di Peppino Colarusso, è capace di offrire. Di scena al Palasport il 12° campionato studentesco nazionale di social dance. Scarsa, come sempre, la partecipazione di arianesi ad eventi straordinari come questi che riescono a portare un'enorme massa di gente al seguito. Si potrebbero abbinare a queste iniziative, come giustamente ha affermato il presidente di Irpiniacom, Enzo Lo Conte, vere e proprie giornate di promozione turistica del territorio, coinvolgendo, perché no, ristoratori, albergatori ed altre attività commerciali. È qualcosa di, posso dire, di meraviglioso poter dire di aver organizzato manifestazioni di questa importanza, perché la danza per me è cultura e io sto mettendo sulla tutta per fare in modo che potessi inserire la danza nel mondo della cultura ufficiale come arricchimento culturale, perché la danza è un'espressione importantissima e validissima sia per quanto riguarda la psiche che quanto riguarda il movimento fisico, quindi fa bene sia alla mente che al corpo. Dietro tutto questo c'è una grande passione, un grande impegno. Eh beh sì, fondamentalmente sì, ci deve essere passione, ci deve essere impegno, dedizione, non bisogna badare al tempo che si investe, soprattutto quando si lavora con i bambini, anche se sono molto piccoli, perché la recezione dall'altra parte è tanta, bisogna solo dare, dare e dare. Rafforza ogni tipo di rapporto la danza. Indubbiamente, questo era quello che dicevo poco fa, la danza rafforza ancora quella che è la socializzazione dei bambini, la socializzazione anche dei genitori, perché poi un evento del genere coinvolge bambini e genitori, quindi ancora una volta cerchiamo di tirarli via da quello che è il mostro attuale che è il computer e li portiamo in mezzo ad altri bambini come loro, ad altra gente come loro, a divertirsi senza lucro, senza spreco, il presidente l'ha già detto prima, senza lucro, senza spreco, e vinca il migliore, però dobbiamo essere noi che dobbiamo partecipare con loro. Ogni volta portate il sole e grande entusiasmo qui ad Ariano. Esatto, ogni volta che abbiamo fatto delle gare veramente c'è stato il sole, tranne ricordo un 2 gennaio che si moriva da freddo e tu c'eri. Sì, portiamo il sole, ma il sole lo portano i bambini, non lo portiamo noi, lo porta il loro sorriso, la loro gioia, la loro voglia. È stato molto gradevole per me, mi ha fatto molto piacere quando ho sentito tutti i bambini che applaudivano gli altri, nonostante la concorrenza, dicevo io. Quindi, e invece è stata una solidarietà unica, hanno applaudito a tutti quanti, bravi, bravi.